Ciao a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video. Lo scorso episodio ha superato gli 8000 mi piace e quindi dovevo farvelo per forza. Infatti oggi andremo a vedere altre carte di Yu-Gi-Oh! Censurate assurde. Ma non perdiamo tempo e iniziamo subito. Mi sembra giusto iniziare con la giovane ragazza maga nera. Ma che cos'ha di strano? Beh, questa è la versione giapponese. Ed ecco invece quella italiana. È accaduto qualcosa di particolare alle tette. Cioè, che fastidio davano adesso? Non è che hanno cambiato le dimensioni, eh? Hanno solo tolto due righe. Ma lasciarle che vi cambiava. Andiamo avanti. Ecco infatti scudo cibernetico. Questa è la sua versione giapponese. È semplicemente un'armatura. Secondo voi cosa potranno togliere? Ecco com'è da noi. Quelle cose gli davano proprio fastidio. Cioè, non potevano essere capezzoli neanche volendo, appuntiti e lunghi un metro. Ecco qui Baby Tyragon. Che cos'ha di malvagio, poverino? Che cos'ha? Ve lo dico io. Quelle corna a noi proprio non ci piacciono. Ecco infatti com'è diventato. Effettivamente a me con quelle corna metteva veramente paura. Hanno fatto bene a toglierle, assolutamente. Ma procediamo con un po' di oppai, che sono lo spirito della vita. Ecco Sirena Incantata. Questa è la sua versione giapponese che... anche troppe cose, perché nella mitologia classica le sirene in fondo erano metà pesce, però non avevano nulla a coprirle. Quindi per me già questo bastava. Ma ti pare che da noi ci fanno arrivare una carta così scostumata? Ecco infatti com'è diventata. Da una quinta siamo passati da una seconda scarsa. Infatti, se ci fate caso, nel braccio con cui prima si teneva il seno, adesso c'è rimasto un buco. Ecco poi Burstrinatrix con questa sua tutina sexy. Fondamentalmente è solo forme, non è che si veda poi nulla. Ma noi siamo amanti del pezzo unico, ormai l'avrete sicuramente capito. Ecco pure Fata della Fontana. Sembra completamente piatta, infatti regge questa brocca e dietro una canottierina semplice. Ma eccovi la versione giapponese. E voilà, le vestigie sparì. Più o meno si dice così. Passiamo adesso a un po' di belle armi da fuoco. Scomparso, ovviamente. Questa è la versione giapponese di Datatron Morfotronico. Con la canna in cima alla testa, ecco. È un piccolo oggetto tascabile pronto a sparare. Ma da noi è diventata una fottuta chiavetta USB. Già. C'è proprio scritto, 2 giga, quindi neanche una chiavetta importante, proprio una cazzatina. Ecco invece Fortezza Volante e Fuoco dal Cielo. Nella versione nipponica sotto la pancia ha questi proiettili, che a me sinceramente messi lì fanno anche un po' ridere. E poi in una spalla anche due minuscoli proiettili che escono. Dovete essere attenti, per notarli. Indovinate che hanno fatto da noi? Ovviamente i proiettili sono spariti, hanno chiuso tutto lì sotto, e quei due cosini sulla spalla sono diventati arancioni, in modo tale che sembrino armi giocattolo, sì. Poi ci sono quei motivi religiosi che fanno sempre bene. Ecco infatti Disturbo Magico, la versione giapponese con la stella di David. Prima nella versione dell'anime l'hanno tolta e l'hanno fatta diventare così, quindi hanno lasciato il triangolo in mezzo e poi ce l'hanno messi tanti intorno a caso praticamente, per togliere quel riferimento. Poi l'hanno nuovamente stravolta quando l'hanno stampata sotto forma di carta vera. Questa è infatti la versione che conosciamo, dove dentro non si capisce un tubo di quello che c'è. È un bordello più assoluto e neanche ci vado ad indagare. Una cosa simile è successa a Cerchio Incantatore. Ecco come lo conosciamo noi. Per me questo a noi l'hanno fatto veramente bene, perché poi quel simbolo mi ricorda un po' Ninja Gaiden. Ma ecco com'era la sua versione originale. Brutale di impatto, come piace ai giapponesi. Stella di David e siamo a posto. Anche lui ha avuto una prima trasformazione. Infatti l'hanno fatto diventare così, però solo in Giappone. E successivamente è diventato quello che tutti conosciamo oggi. Ecco poi una carta sconosciuta che non si è mai cagato nessuno. Sectariano dei Segreti. Ecco la versione orientale, con una bella stella di David in mezzo alla fronte, che da noi ovviamente per magia è scomparsa. Io più che altro avrei tolto quelle brutte unghie lì davanti. Adesso vi mostro una carta che mi stupisco l'abbiano stampata. La Vergine Clemente. Già averla chiamata Vergine, che ricorda la Madonna. E da noi infatti è una sorta di Madonna orientale, sembra. E ovviamente la versione originale giapponese era la nostra Madonna. Anche se a me sembra più simile a una suora. Però, oh mio Dio, non tocchiamo la chiesa. Ora vedrete Stregone Nero del Caos. Ditemi voi cosa cambia. Se non ve ne siete accorti, tranquilli, ve lo spiego io. Osservate bene quel bollino che ha di profilo sopra la sua testa. Ecco, nella versione giapponese si vede tipo metà stella di David. E da noi, come per magia, è diventata una bellissima biglia celeste. Quella che ci giocavate al mare, praticamente. Ora sto per mostrarvi una censura
epica, che io non me ne ero accorto, però è veramente stupida. Questo è il mio amico Fausto nella versione occidentale. Come vedete, questa bocca spalancata, quest'occhio in mezzo, queste manone grandi che tengono della luce. Ora fate bene caso ai pollici, ok? Ecco la sua versione originale, censurata perché erano palesemente cappelle quelle che aveva sui pollici. E a dire il vero hanno fatto abbastanza bene perché è osceno. Sono due piselli, povero Fausto. Ora vi mostro due censure palesemente inutili, fatte per dare uno stipendio al povero tizio che deve censurare le carte. Sennò come fa a sfamare la sua famiglia, è anche giusto. Ecco cameriera, Gagagara la versione giapponese. Con queste calze effettivamente un po' vistose, si vede più o meno 5 cm di coscia. E non esageriamo, Infatti da noi le calze arrivano fino al culo, così proprio non lasciamo trasparire nulla. Ecco anche ragazza Gagaga, che nella sua versione giapponese ha un po' troppa coscia scoperta, effettivamente. Quindi bisognava un tantino coprire. Così da noi abbiamo inserito questi fantastici shirts. Un cambiamento epocale tra le due carte, veramente. Quasi irriconoscibili. Per i giocatori della vecchia scuola come me, Elfi Gemelli è stata una delle carte che abbiamo più adorato nel tempo. A parte che all'inizio, quando la cosa più strana era una fusione o un rituale, un mostro da evocare senza attributi con 1009 era sgravissimo. Non potete però immaginare che questa non è la sua vera versione. Infatti in origine è molto più figa di come la conosciamo noi. Ecco infatti la pocciosa versione giapponese. Vedete, hanno avuto un upgrade e quindi il vestito si è lacerato, ovviamente, perché doveva far prendere aria a tutto questo ben di Dio. Anche la rossa dietro. Stessa cosa è successa alla seconda versione. Ecco la loro, bella formosa e sinceramente neanche troppo scollata. Ed ecco la nostra, è immancabile pezzo intero. Comunque a me sinceramente sarò pure nostalgico, ma piace più la prima versione. Come di consuetudine concludiamo con la censura che hanno fatto bene a fare. Me l'avete consigliato anche voi nei commenti. Ed ecco qua di Anchieto il curatore. Questa è la versione come la conosciamo noi. E fidatevi, non dobbiamo lamentarci. Io non ce la faccio a vederla io. Ecco infatti la versione giapponese. Tralasciamo il simbolo della vita egizio che tiene tra le mani, che l'avrebbero censurato, vabbè, ma è un trans con le pocce e i capelli verdi. Io veramente ringrazio il tizio che ha censurato questa roba. È inguardabile. È difficile veramente trovare parole umane per descriverlo. Questa volta sì, bravi a fare pezzo unico e bravi a diminuire le dimensioni, perché sennò era la fine. Mi dispiace farvi vedere questo come ultima cosa, ma state tranquilli, lo so che è terribile. Lo sapete che io sono nostalgico di Yu-Gi-Oh! E mai come ora ho adorato la nostra edizione. Quindi a 5.000 mi piace uscirà il prossimo episodio. E se il video vi è piaciuto, condividetelo con i vostri amici. Soprattutto fatelo vedere a quelli che giocavano Yu-Gi-Oh! E traumatizzateli con Dianchetto, come io ho traumatizzato voi. Perché è giusto sappiano chi è veramente. Quindi se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi, così saprete quando uscirà il prossimo video. Se volete rimanere sempre aggiornati, seguitemi su Facebook, Instagram, il canale Telegram. Basta scrivere Mangaka96 e mi trovate. Comunque è tutto in descrizione, anche insieme agli episodi passati. E mi raccomando, commentatemi qua sotto scrivendomi delle carte censurate che magari voi conoscete, perché potrei metterle nel prossimo video. Lo speciale di 50.000 iscritti sta per arrivare. Lo so che ci sto mettendo più del previsto, ma perché è un casino, quindi devo sistemare tutto, ma sono sicuro che lo apprezzerete davvero. Quindi detto questo, noi ci vediamo al prossimo video.